Oh, chissà se il mio esperimento riuscirà e il mio messaggio arriverà alla gente. Voi che dite? L'apparenza inganna, no? Ebbene sì, ok, svelato il mistero. Allora, in realtà ho voluto fare una specie di esperimento non sociale, ma sociale in senso virtuale, perché alla fine si fa tutto online, tutto sui social e spesso si preferisce chattare via telefono piuttosto che uscire proprio di persona. Che cosa triste. Dico subito che non ho voluto prendervi in giro e se pensate che io sia bugiarda, in realtà la maggior parte dei social si fonda su, diciamo, una bugia, perché molte cose sono soltanto di facciata, quando dietro c'è completamente altro. Non parlo ovviamente di tutti i social e tutte le persone che stanno sui social e che fanno video oppure foto. Però questo video non è solamente, ok, non ho i capelli blu, era solo una parrucca, ma è un video un pochino più profondo, adesso vi spiego mano a mano. Avrei potuto usare come esempio di falsità virtuale distorta, qualsiasi tipo di esempio, però alla fine, perché c'è tutto comunque un filo logico che adesso vi spiego, userò una cosa frivola e leggera come appunto una parrucca. È iniziato tutto con il pensiero serio di prendermi una parrucca, perché io sul serio avrei voluto farmi i capelli sia più corti sia blu elettrico, però dato che appunto è un colore difficile da mantenere e tutto quanto, ero consapevole di ciò, ho detto: prendo una parrucca, così al costo minimo vedo un attimo come ci sto e poi in seguito posso decidere. Così su Amazon ho digitato e ho preso lei. Però ovviamente, oltre al mio parere super autocritico, mi sarebbe piaciuto più un parere anche da altre persone e solo lì mi è venuto in mente di farvi un piccolo scherzo. Ovviamente la mia idea, appunto, così come sto facendo, era di dirvelo subito. Non l'avrei sicuramente fatto passare un mese, 2 mesi, anche perché, essendo appunto una parrucca, avrei dovuto fare tutto, uscire, vlog, video, foto con questa parrucca. Non volevo assolutamente tenervi tutto nascosto al 100%, infatti, ho subito dato degli indizi. Tipo, nella prima foto ho messo io sono il mio stesso esperimento, appunto, per vedere come ci stavo, oppure in un'altra foto ho messo in inglese l'apparenza inganna anche alla fine di un video e con tanto di emoji con le maschere, appunto. E poi nella stessa foto, tra i commenti, c'è stata una di voi che mi ha chiesto: ma il septum è finto o è vero? E io ho risposto: non tutto quello che vedete è vero, perché al giorno d'oggi tutti danno per scontato che tutto quello che vedono sia vero. Poi naturalmente non facevo storie su Instagram riprendendomi, perché ogni volta comunque avrei dovuto portarmi appresso la parrucca o comunque mettermi la parrucca per uscire. Veramente era molto fastidiosa, anche perché mi comprimeva veramente tutto il mio cervello. E qui voglio allargare il mio discorso. Ci tengo a precisare che, come ho detto prima, non mi riferisco a tutte le persone che stanno sui social, a tutte le persone famose, e che tutte queste persone facciano cose finte e quindi che siano bugiarde. No. Però c'è una bella fetta di persone, appunto, che sui social non è, cioè fa vedere cose che poi possono sicuramente deviare la mente dei più sensibili. Oddio, adesso non sto parlando di cose osè, però esempio, foto ritoccate con Photoshop, a partire appunto dalle celebrità. Non è che comunque Kim Kardashian, esempio, si ritocca da sola la foto col computer a casa sua. Ovviamente ci pensano poi in post-produzione chi di dovere. Comunque qualcuno addetto alla cura della sua immagine. Però da anni viene inculcato il pensiero che magro o eccessivamente magro corrisponda al bel. La gente ormai usa Photoshop come se fosse un filtro di Instagram, così. Via la pancetta, via la cellulite, via qualche chilo di troppo, via il rotolino. Così te credo che sei perfetta. Se avessi Photoshop mi farei foto a figura intera dalla mattina alla sera, ritoccarle e poi far credere alla gente che sono una strafiga, senza nessun inestetismo, perfetta, col fisico statuario, con le forme giuste. E invece mi tocca fare le foto fino a qua, perché sotto sono leggermente larga. Molte volte mi è stato scritto che io uso Photoshop. Ma se fosse così, io mi ritoccherei i denti, mi
farei leggermente più alta, mi farei più magra, assottiglierei le cosce, i fianchi, le braccia, il punto vita, un pochino il viso, mi raddrizzerei un pochino il naso, porterei gli occhi alla stessa grandezza perché uno è più piccolo nell'altro e si vede molto nelle foto, togliere tutte le imperfezioni, luci, colori, cose. E invece sono questa. C'è gente che fa veramente così, però se tu ti ritocchi da capo a piedi e poi nella vita sei una persona completamente diversa, l'unica tua opzione è rinchiuderti in casa a vita. Britney Spears era l'idolo delle ragazzine nate negli anni 80-90, no? Mentre Kim Kardashian e Kylie Jenner, vabbè, la famiglia Kardashian, sono quelli dei giorni nostri. Però basta guardare un pochino meglio e non dare tutto per scontato per accorgersi che alla fine sono persone esattamente come noi, che hanno, come tutti noi, qualche piccolo difetto. Poi non lo so, magari nella vita vera sono davvero così come le vediamo e Photoshop è stato usato male, e che poi alla fine è sempre questo il senso del video: non credere a tutto quello che vediamo. Quindi se noi vediamo, può essere pure finta la foto del before, quindi del prima, e dei ritocchini, no, di Photoshop, è tutto, sta tutta l'intelligenza di chi guarda, no? Ti pare che io vedo una foto di una strafiga veramente proprio da testa a piedi, dalla alla Z, e io creda che sia nella realtà così filtrata? Pare che abbia i filtri addosso, cioè si spalma creme fatte ai filtri di Instagram, però così facendo, cioè non spalmandosi creme ai filtri di Instagram, però così facendo, mettendo questo tipo di foto, alla fine si diffonde proprio il credo che la gente sia, che debba essere magra e senza imperfezioni, perché altrimenti tu, che non sei in questi due modi, sei da buttare. E invece no, perché comunque ci sono adolescenti o comunque persone senza... c'è gente che prende queste persone come modelli da seguire, che proprio passa giornate intere, settimane intere a cercare di cambiare, quando in realtà non si accorge che o è chirurgia estetica o è Photoshop, oppure non lo so, filtri di Instagram o tutte queste tre cose messe insieme. Questo naturalmente per quanto riguarda l'aspetto fisico, ho preso proprio questa casella di argomentazioni per farvi capire che proprio esteticamente la gente proprio sui social non è esattamente così. Vabbè, nei video uno può fare poco, a parte magari regolare la luminosità, mettere un filtro in fase di montaggio e cioè non è che io mi posso ritoccare con Photoshop in un video, no? Però a parte l'estetica, anche per quanto riguarda le parole e i discorsi, a volte questo risulta essere troppo. C'è stata una youtuber, di cui non ricordo il nome sinceramente, che fu segnalata da YouTube e YouTube gli fece chiudere il canale perché diceva, cioè lei faceva praticamente video, la maggior parte dei suoi video, incentrati sulle story time. Però erano story time molto enfatizzate, molto esagerate, con aneddoti impensabili, no? Proprio al limite del reale. E quindi fu segnalata perché diceva cose veramente al di fuori della logica, e quindi praticamente in poche parole si inventava molte cose sulle story time. Canale chiuso, via. Poi vabbè, ci sono i titoli clickbait, e soprattutto quando ci fu il boom, praticamente venivano usati in maniera incredibile, proprio esagerata. Però ultimamente c'è stato un calo. Il titolo clickbait, vabbè, alla fine serve per ingannare la persona, comunque non tanto per ingannare, ma per attirare la persona verso quel determinato video oppure articolo, non lo so, quello che volete. Però ultimamente vengono usati con molta più parsimonia. Però io, essendo dall'altra parte dello schermo, no? Cioè, essendo una che fa i video e che comunque conosce nell'ambiente di YouTube in particolare tanti meccanismi, che non vi sto qua a dire, vi posso garantire che ci sono tante persone che ho conosciuto personalmente che cioè nei video sembrano una persona, dal vivo sono completamente, cioè, la cosa opposta. Ci sono rimasta veramente male. Tipo, il mio ex stava con me solo per fare iscritti e nel frattempo avevo talmente tante corna che una renna, cioè proprio levati proprio, cioè una medaglia d'oro delle corna con quello là, appariva tutta un'altra persona e poi si è rivelato appunto tutt'altro. Quindi non fidatevi mai, cioè non è che mo tutti gli youtuber sono diversi, no, ci stanno tantissimi altri youtubers che dal vivo sono esattamente come li vedete, proprio
in videocamera, uno di questissima che io lo amo alla follia proprio. Non vi parlo della televisione perché quello è proprio un mondo a parte, cioè pure lì tutto è molto, cioè ci stanno tantissime cose, proprio tanti meccanismi, tante cose preparate. Vi dico solamente che in certe trasmissioni il pubblico applaude a comando. È facilissimo giudicare al di là di uno schermo, perché se si tolgono i filtri, il trucco, alla fine il modello non è più tanto perfetto come credevate, no? Tutto questo discorso per dire ai più giovani e anche ai meno giovani di non seguire come modello e di non ossessionarvi a prendere da esempio e a diventare a tutti i costi come lei o come lui persone che vedete sui social, proprio più che altro a foto, perché a video, ve l'ho già detto, non si può modificare granché, a parte gli effetti con le luci e i filtri così. Però proprio riguardo riviste, foto su Instagram, cose fotografate, insomma, no? Oppure nei vlog, no? Ovviamente voi vedete, esempio, 20 minuti di vlog di una persona, però una giornata è fatta da 24 ore. Se voi vedete in quei 20 minuti che tutto va alla grande, tutto è perfetto, posti fighissimi, cibo fighissimo, macchine fighissime, capelli, trucco perfetto, momenti di shopping folle, eccetera, non vuol dire che la vita di quella persona sia perfetta, sia dorata, no? Quella è solo una patina, appunto, che voi vedete. Quando la videocamera è spenta, quella persona litiga, pensa ai suoi problemi, magari c'ha problemi economici, c'ha altri, comunque, pensieri, no? Che ovviamente non mi va a dire. Ci sarà un momento, esempio, dove una magari piange per un problema suo personale, no? Però ovviamente non è che accende la videocamera, 24 ore di vlog e vi fa vedere a voi la parte negativa, no? Poi alla fine YouTube, come dicono tanti e sono d'accordo anche io, è una piattaforma dove si vuole condividere appunto la positività. Io ovviamente se giro un vlog vi faccio vedere le cose più belle, non è che vi faccio vedere le cose più brutte o una litigata o vi racconto una cosa che mi fa star male. Ci sta anche che io appunto lo faccia, lo fanno comunque tante altre persone, perché comunque per me voi siete una famiglia, siete delle amiche, degli amici, quindi io a volte quando ho un problema, tipo il video dell'apparecchio dove mi sfogavo con voi, ci sta che io faccia qualcosa del genere, no? Però questo proprio non tutti i giorni della mia vita. Quindi state molto, usate il cervello, fate dei ragionamenti con la vostra testa. È facile, vedi me con la foto con i capelli blu e dici: ah, ok, lei ha i capelli blu, da un giorno all'altro. Quando comunque, ok, il pensiero c'era, però porca miseria, fatti due domande. Perché non fa video con i capelli blu? Sempre adesso? Perché non fa Instagram Stories? Cosa sono tutti quegli indizi? Anche io da piccola volevo essere come Megan Fox, però soltanto dopo anni ho capito che non era come la vedevo io. Perché col passare degli anni non se ne accorge, no? Perché non è che la stalkeravo. Però lei si è fatta un sacco di ritocchini sul viso e quando io dopo anni ho visto il before and after, quindi il prima e il dopo, ho detto: oh mio Dio, e io volevo diventare come lei, manco morta, mi tengo i miei difetti, le mie cose e ok. Non fate cose drastiche per assomigliare a quell'attrice o a quella ragazza Tumblr, non sentitevi sbagliati, mai, e non cedete a offese a scuola o sui social, online o nella vita reale che sia, di bulli perché non siete come la società impone o comunque come la società vuole far credere che bisogna essere. E ve lo dice una che è stata vittima di bullismo per anni. Beh, sono contenta che alla fine da una semplice parrucca mi sia venuto in mente tutto questo discorso, che la mia testa abbia estrapolato tutti questi pensieri su un discorso che in realtà sarebbe molto più lungo, sarebbe da sviscerare bene. Adesso è un video così, tac. Però proprio per questo non mi dilungo oltre e fatemi sapere, perché ci tengo un sacco soprattutto, a sapere i vostri pareri su questo aspetto qui, questo aspetto della facciata, delle cose, ecco. Magari per molti sarà stato un argomento frivolo, magari le mie argomentazioni saranno state stupide, io ho voluto dire la mia. Sapete che appunto YouTube è uno spazio libero, quindi io dico la mia in ogni caso. Io vi mando un bacione, fatemi sapere appunto cosa ne pensate, ve lo ripeto, e ci vediamo al prossimo video, che sarà un haul di Tally Wear perché è riaperto ad Ostia.